vedere se una sede funziona quando c'è più gente che segna. Sono sempre presente. E quindi pare che cominci a funzionare alla grande. Ma stiamo inaugurando, sono molto contento che si inauguri questa sede a Catanzaro. Devo dirvi, stiamo inaugurandone tante in tutta Italia. E chiediamoci che cos'è una sede per un movimento politico. La sede è il collegamento, la sintesi tra la politica e l'organizzazione. I nostri padri politici plurali ci hanno sempre insegnato che organizzazione e politica si tengono, si danno la mano. Se no la politica non può esserci, o almeno una politica che si concepisca come una presenza vicina alla vita comune dei cittadini, una politica che non si riduca solo a comunicazione, una politica che abbia tutti e due i piedi nel territorio. È quello che vogliamo, è quello che si è anche perso, è quello di cui c'è un po' un rimpianto, no? La partecipazione, poter dirla tua, essendo sicuro che quel che dici non viene disperso, viene messo a sintesi, viene trasmesso, viene portato per gli rami laddove ci sono i luoghi della decisione. Politica e organizzazione, politica. Ma insomma, per non farla lunga, la prendo da 5 anni fa, quando con Italia Bene Comune, di poco o di tanto, forse di poco, ma insomma abbiamo consentito a un centrosinistra di governare per 5 anni, cosa piuttosto rara. Purtroppo dobbiamo concludere un po' amaramente, ma lo vediamo, quello che dico, riflesso nell'opinione di milioni di cittadini, di elettori del centrosinistra. Purtroppo abbiamo avuto un centrosinistra che ha segato un po' il ramo su cui era seduto, perdendo il contatto con buona parte dell'elettorato, del suo elettorato. La cosa è cominciata con una predicazione a rovescio rispetto a Italia Bene Comune. Vi ricordate che io dicevo allora, in un momento in cui si era già visto che la crisi era al pavimento e si poteva pensare di riprendere il cammino, ma sapendo che avevamo sulle spalle un peso enorme, 10 punti di PIL persi, 25% di produzione industriale persa, eccetera, eccetera. E quindi il messaggio era uno sforzo comune dove chi ha di più deve dare di più, perché i problemi ci sono. Si è cominciata una strada dove non c'erano più i problemi. Secondo me questo è il punto di vista. Si andava, punto. Si girava solo, se c'erano 6 fabbriche, 5 in crisi, si andava nella 6ª, quella che andava bene. Le eccellenze, l'Italia che va. E quindi se è così, puoi ben buttare i soldi in bonus, invece che in investimenti. E siamo arrivati a fare il miracolo che nell'epoca dei tassi più bassi della storia abbiamo aumentato il debito e ridotto gli investimenti. Ma senza investimenti il lavoro non può esserci, non può venire dagli sgravi il lavoro, non può venire dagli sgravi, perché se un piccolo imprenditore puoi regalarglielo un dipendente, ma se non vede dove vendere la sua merce non gli risolvi il problema. E quindi abbiamo fatto anche qui il miracolo di mettere 23 miliardi sul Jobs Act con la promessa di chiudere con la precarietà, e abbiamo il record storico della precarietà. Il dato che ci dà l'Istat quest'anno fa impressione: su 100 nuovi contratti solo 7 sono a tempo indeterminato. Pensate cosa vuol dire questo per la nuova generazione. Non solo il 37% di disoccupati giovani e da voi il 60%, ma cosa diciamo di quelli che risultano occupati? Cosa stanno facendo? Dove sono occupati?
che prospettiva hanno, quante ore fanno, quanti soldi prendono, il lavoro, i servizi universalistici, la sanità, è aumentata la spesa privata per la sanità, alla grande, siamo a 33 miliardi, che i cittadini si tirano fuori dalle tasche, quindi ce ne hanno buona parte che non ci arriva all'accesso alla salute, la scuola con quel che è successo, il fisco, meno tasse per tutti, no, meno tasse per tutti è lo slogan di Berlusconi, perché meno tasse per tutti vuol dire meno tasse per i miei soldi e meno welfare per tutti gli altri, cioè si sono abbandonati dei principi basici della sinistra di governo, della sinistra di governo, della sinistra plurale, finché volete, non sto parlando di cose rosse, anche se non, sì, il primo che sputo sul rosso io non bravo, però non stiamo parlando di cose rosse, stiamo parlando di dire che solo gli investimenti danno lavoro, che davanti a un problema di salute non ci deve, e di istruzione ci deve essere né povero né ricco, che il fisco deve essere fedele e progressivo, queste robe qua, che sono le uniche robe che riducono la forbice della disuguaglianza, che è la zavorra che sta bloccando la crescita. C'è troppa disuguaglianza, la ruota non può girare, redditi, salari, eccetera eccetera, quindi non può girare la ruota. Ora, questo è il risultato dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della politica. Qual era la speranza? Da mia parte si dice la speranza da nudi che faccia un buon inverno, si dice così, che rende l'idea, cioè la speranza era quella, con queste parole d'ordine, di assorbire la destra, poi di combattere contro il cosiddetto populismo grillino, scimmiottandolo un po' con un populismo a bassa intensità, cioè la grande idea era assorbo i voti della destra e poi chiamo tutti contro la barbarie grillina. L'esito qual è? Ci troviamo a destra in spolvero, i grillini alla grande in piedi, rischia di essere il vero confronto fra loro, il centro-sinistra distrutto, col ramo segato dove era seduto, e adesso in questa situazione si scopre che c'è la destra. Ma to. Adesso dice, ma in Sicilia si è visto, sì, si è visto in Sicilia, mi spiace molto, ma in Sicilia che vinca la destra non è una gran novità, ha vinto altre volte la destra. E quando in questi tre anni invece la destra ha vinto a Genova, a La Spezia, a San Giovanni, a Pistoia, a Budrio, a Monfalcone, a Livorno, i posti dove non aveva mai vinto, e si è fatto finta di niente. Perché, se andate a vedere tutti questi qui che fanno gli appelli, devono rispondermi alla seguente domanda: mi devono, intanto che fanno gli appelli all'unità, come spiegano, perché sono d'accordo, per unità, per l'amor di Dio, ma devono spiegarmi com'è che con questa unità in tutti quegli appuntamenti elettorali degli ultimi tre anni c'è un 30% dell'elettorato di centro-sinistra che non ne ha voluto sapere del centro-sinistra traino PD e del PD a traino renziano. Come li andiamo a prendere questi qui? Dicendo che va tutto bene, tutti assieme a cantare in coro a quattro voci che va tutto bene così, il Giobar, la buona scuola, il fisco e tutto quanto, e pensiamo di fronteggiare la destra così? No, non si può. Siamo partiti da lì, da questa riflessione, per dire adesso facciamo un'altra cosa, ragazzi, riprendiamo il tema di un soggetto politico progressista che abbia come carattere una sinistra di governo plurale, aperta. Io quando dico di ispirazione ulivista non è che faccio dell'archeologia, dico ispirazione ulivista per dire cos'era quell'ispirazione. Era un riformismo di diverse culture, ma sostanzialmente di una sinistra di governo che è riuscito a far sintesi fra delle posizioni radicali e delle posizioni moderate e portare avanti delle politiche riformatrici con un marchio dell'uguaglianza.
dell'uguale dignità, della libertà. Credo che dobbiamo riprendere lì, vogliamo riprendere da lì. MDP articolo 1, articolo 1 vuol dire democrazia e lavoro, articolo 1 vuol dire democrazia e lavoro, questo vuol dire. Vogliamo fare da punto di coagulo, da promotore di forze che si riconoscono in questa prospettiva che dico, e siamo